Benvenuti nella giornata del bravio e soprattutto nel mio nuovo video. Non ho più voce. Ci alziamo insieme. Buongiorno mondo. Buongiornissimo. Allora, come tutte le mattine, vado a prendere due dei miei orsetti e i miei integratori, su cui tra l'altro ci ho fatto anche la tesi di diritto, perché alcuni dei loro principi attivi sono brevettati e io ho fatto la tesi di diritto delle privative sui brevetti proprio. Non so bere, vedere, perché sti capelli, insomma, disastro. Allora, prendiamo due orsetti, sono vitamine in realtà, ma io adoro gli orsetti. Eccoli qua, non so se li vedete. Cioè, vorrei evitare, lo zucchero, di far vedere le mie mani, perché la dermatite, non so se la vedete, me le sta mangiando. Buonissime. In realtà sono le 11:30, ma io non mi sono svegliata adesso, sono già svegliata da più di un'ora, ma ho dovuto sistemare un sacco di cose che in questi giorni avevo lasciato in giro, quindi così. Comunque, oggi è la giornata del bravio. Ora, con calma, vi spiego anche cos'è, ma dobbiamo andare a vedere l'estrazione, perché alle 11, se non mi ricordo male, inizia l'estrazione delle contrarie. Eccola qua, questa che vedete in realtà è la marchiatura a fuoco della botte. Guardate, eh? Allora la metterò qui sopra per tenerla ferma. Nel frattempo la contrada si esibisce. Questa è una delle contrade che è stata estratta. Queste qui invece sono le contrade che sono estratte, che sono già estratte. Quindi le contrade sono 8, in tutto vengono estratte tutte 8. Allora, qui sono 4, 5, quindi questa è la sesta estratta. Queste sono per le posizioni della partenza. E ora vedremo la marchiatura a fuoco. Io nel frattempo però mi prendo un caffè perché ne ho bisogno. Ecco, viene messa fuori la bandiera. Cioè, se la smettessero di parlare, sentireste le chiarine che suonano e parlano. Eccola! Questa è Cagnano e la mia contrada è estratta per ultimo quest'anno. Poi vi spiego però come funzionano le partenze. Queste sono tutte le 8 contrade estratte questa mattina. Questa è la sala del consiglio comunale e questo è il palazzo comunale, appunto, che stia uguale al palazzo della Signoria di Firenze, ma non siamo a Firenze. Ecco qua tutte le 8 contrade e tutte le posizioni. Ecco, ora hanno appeso la bandiera insieme a tutte le altre, eccole qua. Questa è la piazza un po' stamani, cioè questi sono tutti di noi che andiamo a vedere comunque l'estrazione, perché è una cosa molto lunga e ripetitiva, perché ogni contrada succede questo praticamente. Ecco l'uscita dal comune della contrada dei tamburini degli sbandieratori che ora andranno a sbandierare qua, perché questo è il sagrato invece del Duomo, che sia uguale alla chiesa di San Lorenzo di Firenze. Eccoli. Eccoli qua. Beh, questa ve la faccio vedere perché è la mia contrada, quindi la dovete vedere. Lui aveva fatto uno studio filologico legato al corso dell'essere bravo, cioè legato al corso della gara, insomma, sì, più o meno, ora il corso sì, è una cosa un po'
credo, ecco, non mi voglio pronunciare, però insomma è sicuramente, no, per carità, Diego, cioè, però ecco, effettivamente sì, e poi indica comunque il panno, poi da noi è diventato, cioè già è diventato, sì, come adesso il palio di Siena, il palio è il palio, cioè il palio è il pallone, il pallium, che era che era il, vediamo, cioè tipo stoffa, insomma, un mantello in realtà, ma insomma, tanto per intendersi, e anche il bradio nei documenti antichi, cioè bradium o bel palium. Questi sono i due spingitori che spingeranno questa botte e adesso appunto la portano nel sagrato per marchiarla. Allora, questo qui invece è un marchingegno che viene azionato a pedale e serve per scaldare il ferro con cui poi si marcherà la botte. Eccola qua, botte posizionata. Il suo impegno religioso, quindi e qui intanto si stanno esibendo sbandieratori delle soltanto in Toscana. Quelle popolettie, per cercare di recuperare in qualche modo lo spirito cittadino e di recuperare uno spirito di comunità urbana di fronte al retaggio ancora esistente della guerra e di fronte alle sfide della modernità, compresa la sfida politica. Non a caso, per esempio, quel che riguarda Montepulciano viene vista con il brevio delle botti, come anche il Burgello, come espressione di una certa popolarità, di una certa parte politica contrapposta a quella che in quel momento la cittadina e il comune, ognuno che per intendere intenda. Poi però già quando io sono venuto a Montepulciano, cioè pochissimi anni dopo, già le due cose in realtà erano abbastanza. I puristi di cultura progressista la consideravano con orrore sia il Biscello che il Bradio, ma già avevano relativamente poco seguito. Diciamo che la gente era un volta, grosso modo, un po' tutta, già nel 78 quando io sono arrivato qua. Allora, possiamo dire come ha detto qualcuno? Eccoci, ci siamo, la nostra marchiatura, eccola! A sera il palio era considerato la cosa più razionale che esistesse. La marchiatura della botte con la data del bravio di oggi e questa sì che vedete è una fiamma di fuoco. E questa è l'ottava botte, chiaramente, perché è uscita per ultima. Sono numerati. Ecco qua! All'intanto che si esibisce Legnano vi dico che praticamente queste sono le prime quattro estratte perché saranno nella prima fila in quattro. Queste altre quattro saranno in seconda fila praticamente. Quindi noi siamo ottavi, ma nella seconda fila d'angolo, che non è malaccio come posizione. Però questo in realtà invece è uno dei giudici di botte, che praticamente è uno dei tre, se non erro, giudici che controllano le botti. Questa invece è la nonnina con la scopina nuova che gli abbiamo regalato. Guardate carina. Ha la lucina davanti la scopina, troppo figa, cioè bellissima. Allora adesso ci andiamo a fare la nostra skincare con More Pure, ovviamente. Ci andiamo a lavare il faccino. Sembra allora, e poi mentre faccio skincare vi racconto un po' praticamente di che si tratta oggi, perché se non ci avete, finora non ci avete capito niente. Poi vado con, prima di asciugarmi del tutto con le labbra ancora umide, a fare uno scrub alle labbra, perché le ho secchissime in questo periodo. Questo è zucchero e miele, è uno scrub che ho fatto io, e è anche buonissimo di sapore, io lo adoro. E vado, anche perché lo zucchero scrubba e il miele nutre. È veramente fantastico, buonissimo, io me lo mangerei. Io ho fatto un cucchiaio di miele e due cucchiai di zucchero. Allora, questo è per le labbra. Per il corpo invece lo faccio con sale grosso, caffè e olio d'oliva. Ok, andiamo a risciacquare. Porto anche tipo nel mento.
Però la mia domanda è dove, in quale parte della casa andare per non avere rotture di scatole e rumori? Allora, ho allestito il set, ci mettiamo questa, questi lì, cerchiamo di bloccare in qualche modo. Allora, eccoci qua, siamo un attimino a tu per tu. Oggi è il 28 di luglio. E sì, di luglio, vai, si inizia bene, di agosto, è l'ultima domenica di agosto. Eccoci, scusate, telefonata. Allora, dicevo che praticamente l'ultima domenica di agosto si corre il bravio. Che cos'è il bravio? Il bravio è una manifestazione, una gara. Scusate, ha ritelefonata, arrivo. Vi giuro che ce la faremo, ce la faremo. Allora, dicevo che praticamente... qui a Montepulciano si fa tutti gli anni il bravio. Il bravio è una corsa dove spingono proprio le botti, cioè le botti di vino, perché Montepulciano è famosa per il vino nobile e quindi diciamo che la botte è di famiglia. Nel 1200, se non erro, insomma, tempo del Medioevo, si correva con i cavalli. Poi è stato smesso e ripreso nel 74, ma al posto dei cavalli sono state messe le botti. Praticamente ci sono 8 contrade, vi spiego quello che succederà oggi. Ci sono 8 contrade, ogni contrada ha 2 spingitori e una botte, appunto, che è stata assegnata stamattina a seconda di come usciva la contrada. Come avete visto, le botti sono numerate, appunto, che pesano 80 kg. E in fondo al paese, il centro storico, praticamente vengono messe, ci sono segnate proprio per terra nella pietra le postazioni e gli spingitori con la botte si posizionano 1, 2, 3, 4 e gli altri dietro 5, 6, 7, 8 e al praticamente lo sparo a vuoto di una pistola partono in corsa in salita e spingono questa botte praticamente per tutto il centro storico fino a che non arrivano in piazza dove si è visto oggi. E la prima botte che arriva nel sagrato della chiesa, che vi ho fatto vedere prima, dove si esibivano le contrade, dove marchiavano la botte per capirsi. La prima botte che arriva, quindi i primi spingitori che arrivano nel sagrato, vincono il bravio. Il bravio praticamente è un panno dipinto tutti gli anni da un artista diverso, con temi diversi. E... praticamente c'è anche poi tutta la settimana però del bravio, che inizia il weekend prima dell'ultima domenica di agosto, dove ci sono le cene in contrada, dove ogni contrada magari fa le feste dopo la cena. E poi c'è il sabato prima, che c'è la sera del gonfalone, dove praticamente c'è il gonfaloniere che apre la settimana del bravio, tutto il cerimoniale eccetera eccetera. Poi c'è il giovedì della settimana, che c'è la sfilata dei ceri, che è bellissima, ci è venuta anche Franci quest'anno, l'abbiamo vista insieme, magari vi metto qui qualche spezzone, però accade che praticamente tutte le contrade, quindi ogni contrada ha il suo pezzettino di corteo, come avete visto oggi c'è l'alfiere. C'è l'armato, dipende, le due coppie di comunque delle dame, i tamburini, gli sbandieratori, c'è il portinsegna, insomma c'è tutte le varie figure. Sfilano lungo tutto il centro storico, che è spento, non ci sono luci, ma ci sono questi praticamente ceri lungo dai lati del corteo, quindi si vedono solo illuminati dalle luci delle candele, praticamente questi ceri, e tutto buio, è molto suggestivo, fino a che non arrivano in piazza. E c'è praticamente ogni contrada che io intanto mi fa la skin care, se no si sta qui fino a domani l'altro. Scusate, ho lo specchio qui se mi vedete girata. E ogni contrada offre un cero a San Giovanni Decollato, un cero che deve pesare, se non mi ricordo male, 12 libbre, cioè un cero proprio cero, è grosso e alto, tipo un metro e qualcosa, lo offre a San Giovanni Decollato, che è il patrono di Montepulciano. Quindi vengono aperte le porte del Duomo e il sacerdote riceve questi ceri, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto lo spettacolo dei tamburini e degli sbandieratori
E quest'anno hanno fatto anche uno spettacolo con il fuoco. Lo spettacolo tutti gli anni cambia, perché un anno fecero, a volte fanno gli spettacoli medievali, quindi spade, cose, anche coi cavalli qualche anno, altre volte fanno invece, ce la farò, altre volte invece fanno degli spettacoli con i trampolieri, che sono i miei preferiti, insomma, cambia tutti gli anni. E quindi il giovedì appunto c'è, viene chiamata la sfilata dei ceri, appunto perché questi ceri vengono portati fino in piazza e poi donati in, al santo patrono. E poi appunto c'è oggi la giornata della gara, che è la domenica, appunto l'ultima domenica di agosto, e dove la mattina nella sala consiliare praticamente vengono estratte le postazioni, e a ogni estrazione viene messa appunto fuori la bandiera, quindi esce la contrada dal comune, fa l'esibizione, viene marchiata la botte che gli è stata assegnata, così per tutte le 8 le contrade. Questa, diciamo che la mattina, la domenica mattina, è più una cosa per noi contradaioli, per noi poliziani, comunque per gli abitanti, perché è una cosa molto meno turistica, perché è un'ora e passa di attesa praticamente, quindi è lunga. E niente, poi oggi pomeriggio ci sarà tutta la sfilata un'altra volta con tutte le figure al completo, perché per esempio la prima coppia, che è quella più adulta, di dama e cavaliere, sfilano solo oggi, che è la giornata del bravio. Le altre sere sfila per esempio solo la coppia giovane. Insomma, quindi oggi ci sarà tutto al completo, ci sarà tutta la sfilata. Finita la sfilata si posizioneranno appunto gli spingitori, poi oggi farò vedere tra un po' dal vero, un po' alla televisione, perché la partenza è in fondo al paese, io sto in cima, quindi non ce la farò a farvela vedere dal vivo, e, però la guardiamo insieme in televisione. E quindi poi insomma intorno alle 6 di solito, ma fanno sempre tardi, quindi anche le 7, ci sarà poi appunto la gara. E è molto bello in realtà, perché comunque è un momento di paese molto bello. Io non torno spesso per il bravino negli ultimi anni, questo è un anno dove ci sono. Da piccola io ho servito in contrada, ho fatto un sacco di cose in contrada, facevamo il mercatino, facevamo gli spettacoli di danza, tipo tema anni 80, tutte vestite anni 80, le sere, no? Dopo le cene, da morire da ridere, è stato molto divertente. E mi sono anche vestita diversi anni. Poi ho smesso perché la mia pressione non me lo... Cioè, dovessi vestire ora, probabilmente sverrei, non ho più proprio... cioè, non reggo proprio più. Peggiora tantissimo negli ultimi anni la mia pressione, quindi... Anche perché sono vestiti di velluto, quindi si sta parlando di roba pesante. E quindi niente, così. Quindi oggi vi porterò un po' con me in questa giornata per farvi vedere... Questa idea me l'ha data Franci, devo essere sincera, però... Quindi lo ringraziamo. E vi porterò con me per farvi vedere un po' quello che succede. Poi stasera volevamo andare a cena in una delle contrade, ma sarà il delirio, perché la sera del bravio a cena delle contrade ci sono tutti, perché vengono sempre un sacco di turisti, ma tanti, quindi stasera sarà il delirio. Io tra l'altro ero a cena in contrada, non nella mia, anche ieri sera. Nella mia invece... sono andata la sera dei ceri, giovedì, e le contrade appunto sono 8. La mia è Cagnano, che è verde e blu, quindi oggi ci vestiremo verdi e blu, chiaramente ho già in mente l'outfit. E sono Cagnano, vediamo se me li ricordo tutti, Cagnano, Collazzi, San Donato, Le Coste, Poggiolo, Voltaia, Gracciano. E io lo sapevo che me ne mancava una, perché mi manca sempre una. Allora, aspettate. Avevo persa una che non mi veniva proprio in mente, invece è vicino a San Donato, Talosa. Quindi questi sono i nomi delle 8 contrade. Cagnano, Collazzi, Coste, San Donato, Talosa, Poggiolo, Voltaia e Gracciano. Questi sono, la mia è Cagnano, vi ripeto. E quindi niente. Io ora finisco di sistemare un po' di cose e ci vediamo per pranzo più tardi. Allora, ne sto anche approfittando per rifarmi le unghiettine. I piedini li ho sistemati, adesso andiamo a pranzo, che mi aspettano i pici con la mia farina senza glutine, buoni. Se mentre scendo cado anche. Troppo buio qui.
Poi dopo, aspettate, vengo di qua che c'è più luce, eccoci. Dopo voglio sistemarmi questa unghia che mi si è rotta. Le devo andare a rifare perché guardate che recida che c'è. Ma nel frattempo c'ho un brillantinato che violaceo più o meno e glielo volevo mettere sopra semplicemente per non far vedere comunque un'unghia così che non mi piace affatto, cioè da proprio un senso di disordine. Allora, visto che i capelli ultimamente in questo tempo un po' così fanno un po' schifo, voglio mettere un po' di anticrespo, che è quasi finito, e ero di sopra finora e non l'ho ripreso quello nuovo. No? Giusto? Mi sembra giusto. Questo lo adoro. E lo massaggio per tutti i capelli, molto easy, cioè molto così. E poi vado a farmi una treccia in modo che comunque rimanga un po' in posa. Poi mi bagno un po' le mani e continuo a massaggiare perché voglio illuminare i capelli in modo da aprire un po' semplicemente le squame, niente di che. E vado a poi a fare una treccia. Verranno schifo, però almeno un forse si spera un po' di crespo di toglierlo. Vado a fare una treccia con questi più corti qui. E poi vado a fare una treccia con gli altri. Con le mani ancora comunque sporche di anticrespo così e vado a fare poi appunto una treccia con tutti gli altri. Questo è il risultato, sì, lo so, ho visto giorni migliori per essere bella, insomma, tanto devo stare in casa. Comunque io ultimamente non, cioè, digerisco più niente, mi dà noia tutto. Allora, ho mangiato quei pisci fatti con la mia farina, col formaggio stagionato oltre 30 minuti, quindi senza lattosio, e un goccio d'olio mi brucia lo stomaco, cioè fatica. Poi mi gira la testa, mi è preso proprio all'improvviso un giramento di testa e ho appena scoperto perché fuori è caldo. Ma il tempo è così, cioè lo vedete, questa è tutta acqua, guardate che lavoro. Io non so se sentite, avete appena sentito i tuoni. Quindi l'umidità a palla è afosissimo. Questo cielo coperto, il caldo, la mia testa sta andando in tilt completo. Io ora mi farò una tisana allo zenzero perché mi brucia lo stomaco da piangere. E va bene, non ero pronta al cibo. Io devo mangiare quando... Quello era un lampo. Speriamo bene. Devo mangiare quando è pronto il mio stomaco, non agli orari, perché se mangio che non ho fame o che comunque poca, è finita. No, ragazzi. Speriamo che oggi comunque ce la faccia. Ci faccio fare questa corsa e festa finita, poi magari anche stasera, che non andiamo a incontrare, mi dispiace, però si sfoga, un altro lampo, si sfoga e festa finita, ma dopo la corsa. Ah, comunque ho rifatto l'unghia, non c'entra niente con questo, chiaramente questi sono molto più belli, però per vedere così forse lo vedete meglio, non è malaccio nemmeno questo. Però almeno, boh, cioè è colorato comunque. Collare la tip, ma non c'ho più la colla. Quindi, e ricostruirla con Jen non avevo voglia, ragazzi, oggi proprio. Mi sa che dovrò cambiare idea sull'outfit, perché visto il tempo non credo che sarà tanto caldo. Cioè, stamattina c'era un sole bellissimo. Visto il tempo non credo che sarà tanto caldo da mettere il vestito. Dovrò cambiare outfit, mi sa. Ma nel caso riproporrò quello di giovedì sera, che secondo me pantalone, body e felpa della contrada, che secondo me poteva essere, vediamo un attimo. Tutto ciò, ovviamente ho ricomprato la maschera all'acido azelaico di Vera Lab, perché la situazione qui, ma la cosa più bella è lei, cioè, guardate, quest'unghia è terrificante, guardate cosa non è,
parte il profumo, ci mettono Josephine come profumo dentro, buonissimo. Ma è bellissimo o no? Fight for your bride. Sì, scusate, al contrario. Non leggo. Bellissima, olografica. Stunghi è veramente un cazzotto in un occhio, ma... vabbè. Signori, è iniziato il diluvio. E ora io chiuderò queste, così non passa l'acqua. Anche di qua. Dov'è? Eccola. Vai. Noi barricati dentro, è tornato anche cuor di leone, perché figuriamoci, io ho paura dei tuoni. Vero ciccione? E lui mangia. Certo, mangiamo da sdraiati. Io nel frattempo sdraiata, che mi bevo appunto la tisana, con la lettera L, sperando che mi passi questo dolore allo stomaco, perché al momento non sto proprio benissimo. Accendo la televisione, all'improvviso chi trovo? Wikipedro, che commenta il bravio. Stavo guardando la televisione e lì c'è Wikipedro. Wikipedro è in televisione, è venuto a Montepulciano quel bravio. L'ho scoperto ora. Comunque, volevano anticipare, per quello che ho capito, il magistrato sta dicendo che cosa fare, il magistrato delle contrarie, sta dicendo che cosa fare, volevano anticipare il corteo, ora le persone 4 e mezzo, ora le 5, in modo da correre il prima possibile, perché comunque il cielo un po' si è aperto, ma ho appena rivisto che qualche goccina la sta rifacendo, quindi non lo so, io ho visato davvero, ora vedo un attimo, la tengo aggiornata. Perché forse veniva su e non so se vestirmi, quindi prepararmi che se parte il corteo e poi inizia subito dopo a ruota la corsa, o non lo so. Al momento, ripeto, al momento, perché può cambiare in corso d'opera in base a quello che succede dal punto di vista meteorologico. La decisione è che alle 17.15 i quartetti delle 8 contrade si ritrovano in comune per appunto uscire secondo la griglia ed effettuare il numero che poi varrà per il premio Trabalzini. Quindi questo verrà comunque effettuato. L'ipotesi di partenza della corsa è prevista per le 18.30, quindi come doveva essere nel cerimoniale ufficiale, sempre fermo restando che le condizioni meteo rimangano come sono adesso. L'unico che non potrà uscire, anche per la delicatezza degli abiti, è il corteo storico, perché ovviamente le vie di Montepulciano sono bagnate. Outfit sarà. Allora, pantalone blu, metterò questo, con sotto una maglia blu, anche questa, e sopra la felpa di Cagnano verde. Ora sono completamente blu. Adesso, sì, qui ci sarà sempre il mio amore. E adesso mi vado a truccare, cerco di raggiungere la Vero che... Non gli prende il telefono, quindi non ci riusciamo a mettere in contatto. Sentendo una mamma che parla. Sì, mi sono truccata. E come Wikipedia, all'improvviso trovo una mamma in televisione che parla. Brava mami, brava e bella. Allora, le scarpe invece saranno queste, con i pantaloni blu. Lì c'è il mio fermaporta, ciao. Con i pantaloni blu, sono verdi, non proprio verde, verde contrada, ma insomma, va bene. Poi, fazzoletto al collo, e lo blu al dito. Non vi ho fatto vedere che dietro la felpa ha lo stemma della contrada con appunto l'emblema dei due cuccioli di cane con la mamma. Vai con Andrea. Vai, perfetto, diamo subito la parola a lui, così perlomeno. Sì, in questo momento chiaramente la situazione meteorologica è difficile e imprevedibile. Abbiamo aggiornato la convocazione degli spingitori alle 18.30 in partenza. Due cortei sono già arrivati presso il Palazzo Comunale, ora attenderemo per far venire anche gli altri. Ovviamente valutiamo le condizioni in aggiornamento. È chiaro che alla prima analisi del percorso, il percorso dopo il primo evento temporalesco si è asciugato anche rapidamente, l'unica parte... che non si era del tutto asciugata era la parte relativa all'Opio. Ora è in corso un intervento anche da parte delle maestranze del comune,
stiamo valutando insieme ai rettori e al sindaco e capiremo se ci sono le condizioni per correre eventualmente intorno alle 19. È chiaro che qualsiasi decisione verrà presa va preservata la sicurezza degli spingitori, questo è evidente. Allora, pronta, come borsa ho messo la Borbonese blu che mi sembra perfetta. Alle 18 iniziano ad uscire le contrade per l'esibizione che poi sarà valutata e porterà ad un premio. Inizia la prima che è Gracciano. Iniziavano gli spingitori a mettere le botti in verticale e a prendere la posizione, si vede una nello sfondo di botti in verticale perché tra poco inizieranno. Vero, esce le cose. Poi finalmente arriva la sangria che ci ha accompagnati chiaramente per tutto il bravio drink d'onore. Thank you.
sbagliano qualcosa la no, fine. No, dai ragazzi. Dai ragazzi, no. C'è il Paolino ora, il problema è lì. È la sala sua. Non è detto, se gli cade. No, no. Appena arrivata Tallosa nel Sagrato, che quindi ha vinto il bravio, siamo scappati a casa perché abbiamo già sentito qualche altra goccia. Qui invece vediamo dalla televisione la consegna del bravio anticipato dalle Chiarine. Ecco il bravio che è uscito dal comune e il magistrato delle contrade insieme al sindaco nel Sagrato lo consegneranno alla contrada vincitrice che quest'anno è appunto Tallosa. O giratevi, faccelo vedere per giù, vai. No, facci pure, però guarda, io l'ho visto da vicino, è bello. No, allora se lo possono tenere, guarda. Lo voglio più. No, da dietro è bello. Mi sfigura. No, è da dietro è bello, sì, la tela rossa. Eccolo qua, bravio consegnato dalla televisione Non Rende. Prima ovviamente scherzavo, congratulazioni a Tallosa che ora vedremo festeggiare giustamente questa grande vittoria. C'è un cielo bellissimo, guarda com'è. È una foto. Allora, facciamo un recap di questa gara che vi ho fatto le riprese. Un po' così, ma più che altro dal maxi schermo, perché se no non si poteva vedere, si è visto solo l'arrivo in piazza. È andata bene fino all'ultimo, nel senso che questa contrada era fino all'ultimo è stata in testa. Guardo la Mimmi che sì, com'è. E poi niente, c'è stato un sorpasso praticamente gli ultimi 20 metri, 30. Sì. Gli ultimi 30 metri, cioè 4 secondi di differenza da noi ci hanno messo. E però vabbè, era una delle favorite, quindi ci sta. E niente, ora andiamo a cena e vediamo un po' come va la serata, perché è tanto freddino, però dal tramonto sembrerebbe che non piova più. Scopriremo vivendo. Qui è dove si mangia, nella contrada di Cagnano, ma avendo visto la fila abbiamo deciso di andare a mangiare alla trattoria di Cagnano, che si chiama così perché si trova nella contrada, ma è un ristorante in realtà aperto tutto l'anno, quindi abbiamo prenotato e siamo andati a mangiare lì. Qui stavamo facendo un aperitivo pre-cena, questo è un disegno bellissimo che si trova nel menù e stavamo scegliendo altro antipasto, patatine fritte ovviamente. Io ho scelto degli stracciatelli buonissimi, Maggie l'ha preso. Questo invece era un disegno della Maggie, che è bellissimo. Sì. Sì. Siamo rientrate. Ah, casino, aspettate che ora sarà buio.
mi hanno accompagnato la Maggie, sorella piccina, perché siamo andati, allora, praticamente ora poi vi racconto, anzi vi racconto ora, il bravio ha vinto Talosa, che era in realtà una delle favorite, ma noi siamo stati in testa, ragazzi, fino a 50 metri all'arrivo, poi loro però sono stati fermi perché ci sono stati dietro fino all'ultimo, poi all'ultimo hanno fatto lo sprint finale e sono arrivati primi. Considerate che loro hanno fatto 8:36 di tempo, noi si è fatto 8:40, però era una delle favorite, ci sta, va bene, che un bel corteo, sono venuti, l'abbiamo applauditi tutti, quindi cioè alla fine è stata molto gioiosa la cosa, quindi bene. E allora aspettate un attimo che entro in casa, no? Allora aspettate che mi svesto, cioè mi svesto, mi tolgo le scarpe, entro in silenzio perché sono 1:06, entro in silenzio in camera e finisco di raccontare. Allora eccoci qua. E niente, stasera invece c'era, apro un po' perché dentro casa fa caldino, c'era la festa in Poggiolo, che è un'altra contrada che ci piace un po' a tutti, non ci si diverte, cioè nelle feste in Poggiolo c'è sempre tutti praticamente di qualsiasi contrada, e la tradizione vuole che praticamente la contrada che vince deve fare il corteo, perché sto qui, ah sì, che è incastrata qua su, ok, e dicevo, la contrada che vince deve fare il corteo davanti a tutte le altre contrade che gli devono offrire da bere alla vincitrice, giustamente. Quindi loro, Talosa ha fatto tutto il corteo e poi hanno fatto il corteo da un Poggiolo dove c'erano tutti, quindi insomma l'applauso, è stato bello, alla fine è stato bello. E ammettiamo la sconfitta, siamo arrivati secondi, abbiamo fatto un ottimo tempo, quindi va bene. Poi comunque giusto, era un, cioè hanno avuto secondo me un'ottima tattica e bisogna ammetterlo, quindi bravi. E quindi niente ragazzi, questo è stato un po' il bravio di quest'anno, perché non vorrei preso tutto, ma è stato, cioè, aiuto. Non c'è stato il corteo col fatto che è piovuto, che ve lo volevo far vedere perché era bellissimo il corteo, un costume, cioè il corteo storico vale veramente la pena, molto bello i costumi. E quindi hanno sbandierato e stamburato, perché comunque dovevano, i giudici dovevano assegnare il premio dei tamburini sbandieratori, quindi così al volo, e poi c'è stata la corsa praticamente perché partite le botti mentre Cagnano stava scendendo dal sagrato che aveva fatto l'esibizione, quindi è stato tutto molto molto al volo. E io niente, adesso ci d'erba, a me mi devo struccare, per niente, anche perché il trucco di stasera mi piace un sacco, quindi zero voglia ma felice. E mi è mancata un po' una persona, mi è mancato tanto, oggi mi è mancato proprio tanto, perché avevo voglia tanto di averlo con me, ma per forza maggiore non è potuto esserci, lavorava tutta la settimana, compreso oggi che era domenica, quindi proprio questa settimana purtroppo, quindi il caso, il destino ha voluto che io fossi sola. Ho fatto un po' il terzo incomodo stasera con la Vero e Frank, ma io faccio, con loro faccio sempre il terzo incomodo, ormai Frank lo sa, che ha la fidanzata più la migliore amica della fidanzata, è così. E però non lo so, sono felice perché lui era con me in realtà, cioè comunque gli ho raccontato che cosa si fa, che cosa succede, ora poi nei prossimi giorni lo vedrò, quindi gli racconterò quello che è successo, magari gli faccio vedere degli spezzoni di video, quindi lui in realtà era con me, quindi sono comunque felice. E niente, basta, io ragazzi vi saluto, mi vado a spogliare, struccare e vado a ninna, sono le... Sì, è l'1:11, non lo so, è l'1:11 e 12 ora. E niente, mi raccomando, attivate la campanellina, sempre la solita, così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi video. Mettete like se vi è piaciuto questo video, se vi è interessato. Si vede ancora il mio illuminante, guardate. Oh. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.